13 anni non conoscevo più l'altra mia madre. Salivo a fatica le scale di casa sua con una valigia scomoda e una borsa piena di scarpe confuse. Sul pianerottolo mi ha accolto l'odore di fritto recente e un'attesa. La porta non voleva aprirsi. Qualcuno dall'interno la scuoteva senza parole e armeggiava con la serratura. Dopo lo scatto metallico, è comparsa una bambina con le trecce allentate, vecchia di qualche giorno. Era mia sorella, ma non l'avevo mai vista. Ha scostato l'anta per farmi entrare, tenendomi addosso gli occhi pungenti. Ci somigliavamo allora, più che da adulte. La donna che mi aveva concepita non si è alzata dalla sedia. Il bambino che teneva in braccio si mordeva il pollice da un lato della bocca, dove forse voleva spuntargli un dente. Tutti e due mi guardavano e lui ha interrotto il suo verso monotono. Non sapevo di avere un fratello così piccolo. «Sei arrivata», ha detto lei. «Posala la roba». Ho solo abbassato gli occhi sull'odore di scarpe che usciva dalla borsa, se la muovevo appena. Dalla stanza in fondo, con la porta accostata, proveniva un russare teso e sonoro. Il bambino ha ripreso la lagna e si è rivolto verso il seno, colando saliva sui fiori sudati del cotone stinto. «Tu non chiudi?» ha chiesto secca la madre alla ragazzina che era rimasta immobile. «Non salgono quelli che l'hanno portata?» ha obiettato lei, indicandomi con il mento a punta. Lo zio, così dovevo imparare a chiamarlo, è entrato proprio allora, in affanno dopo le scale. Nella calura del pomeriggio estivo, teneva con due dita la gruccia di un cappotto nuovo, della mia taglia. «Tua moglie non è venuta?» gli ha domandato la mia prima madre, alzando il tono per coprire il lamento che aumentava tra le sue braccia. «Non si muove dal letto», ha risposto con uno scarto della testa. «Ieri sono uscito io a comprare qualcosa, anche per l'inverno», e le ha mostrato la targhetta con la marca del mio cappotto. Mi sono spostata verso la finestra aperta e ho deposto i bagagli a terra. La padrona di casa ha deciso di offrire il caffè all'ospite. Così l'odore avrebbe pure svegliato il marito, ha detto. È passata dalla sala da pranzo spoglia alla cucina, dopo aver messo il bimbo a piangere nel box. La sorella di tutti i giorni l'ha tolto con uno sforzo da lì dentro e lo ha lasciato sulle mattonelle di graniglia. Si è mosso gattoni verso le voci in cucina. Lo sguardo scuro di lei si è spostato dal fratello a me, restando basso. Ha arroventato la fippia dorata delle scarpe nuove. È salito lungo le pieghe blu dell'abito, ancora rigide di fabbrica. Alle sue spalle un moscone volava a mezz'aria, sbattendo di tanto in tanto contro il muro, in cerca di un vuoto per uscire. «Pure sto vestito, te l'ha pigliato quello là?» ha chiesto piano. «Me l'ha preso ieri proprio per tornare qui». «Ma chi ti è?» si è incuriosita. «Uno zio alla lontana. Sono stata con lui e sua moglie fino ad oggi». «Allora, la mamma tua qual è?» ha domandato scoraggiata. «Ne ho due. Una è tua madre». Qualche volta ne parlava di una sorella più grande, ma io non ci credo tanto a essa. Di colpo mi ha stretto la manica del vestito tra le dita avide. «Questa tra poco non ti entra più. L'anno che viene lo puoi passare a me. Stai attenta che non me lo rovini». Il padre è uscito scalzo dalla camera da letto, sbadigliando. Si è presentato a torso nudo. Mi ha vista mentre seguiva l'aroma del caffè. «Sei arrivata», ha detto, come sua moglie.
Dalla cucina le parole giungevano rade e smorte. I cucchiaini non tintinnavano più. Quando ho sentito i rumori delle sedie spostate, ho avuto paura in gola. Lo zio si è avvicinato a salutarmi, con un tocco frettoloso sulla guancia. Mi raccomando, ha detto. Ho dimenticato un libro in macchina e scendo a prenderlo. E l'ho seguito per le scale. Con il pretesto di cercare nel cruscotto sono entrata nell'abitacolo. Ho chiuso la portiera e premuto la sicura. Ma che fai? Ha chiesto, già al posto di guida. Torno con te. Non vi darò nessun fastidio. Anzi, la mamma è malata e ha bisogno del mio aiuto. Io qui non ci resto, non li conosco quelli là sopra. Non ricominciamo. Cerca di essere ragionevole. I veri genitori ti aspettano e ti vorranno bene. Sarà divertente vivere in una casa piena di ragazzi. Mi alitava in faccia il caffè che aveva bevuto da poco, misto all'odore delle sue gengive. Io voglio vivere a casa mia, con voi. Se ho sbagliato qualcosa, dimmelo e non lo farò più. Non lasciarmi qui. Mi dispiace, ma non ti possiamo più tenere. Te l'abbiamo già spiegato. Adesso, per favore, smettila con i capricci ed esci. Ha concluso fissando il niente davanti a sé. Sotto la barba di alcuni giorni, i muscoli della mascella gli pulsavano come certe volte che stava per arrabbiarsi. Ho disubbidito, continuando a resistere. Allora ha sferrato un pugno al volante ed è sceso per tirarmi fuori dallo spazio stretto davanti al sedile dove mi ero accucciata a tremare. Ha aperto con la chiave e mi ha presa per un braccio. La spalla del vestito che mi aveva comprato lui si è scucita di qualche centimetro. Nella sua morsa non riconoscevo più la mano del padre di poche parole con cui avevo abitato fino a quella mattina. Sull'asfalto del piazzale sono rimasti i segni delle ruote e io, odore di gomma bruciata nell'aria. Quando ho alzato la testa, dalle finestre del secondo piano, guardava qualcuno della mia famiglia per forza. È tornato mezz'ora dopo. Ho sentito bussare e poi la sua voce sul pianerottolo. L'ho perdonato all'istante e ho ripreso i bagagli con uno slancio di gioia. Sono arrivata alla porta che i passi risuonavano già in fondo alle scale. Mia sorella teneva in mano un barattolo di gelato alla vaniglia, il gusto che preferivo. Era venuto per quello, non per portarmi via. L'hanno mangiato gli altri, in quel pomeriggio di agosto del 1975. I miei primi genitori si sono ricordati soltanto dopo cena, che in casa mancava un letto per me. Stanotte t'addormi con tua sorella, tanto siete secchi, ha detto il padre. Domani vediamo. Per starci tutte e due dobbiamo stenderci all'incontrario, mi ha spiegato Adriana. La coccia di una vicino ai piedi dell'altra. Mo ce li laviamo però, mi ha rassicurata. Li abbiamo messi a bagno nella stessa bacinella. Lei ha insistito a lungo nel rimuovere lo sporco tra le dita. Guarda che acqua nera, ha riso. Sono stati miei. I tuoi stavano già puliti. Ha rimediato un cuscino per me e siamo entrate in camera senza accendere la luce. Gli altri ragazzi respiravano come chi dorme. E il sudore di adolescenti era forte. Ci siamo sistemati all'inverso, bisbigliando. Il materasso imbottito di lana di pecora era molle e deformato dall'uso. Affondavo verso il centro. Emanava l'ammoniaca delle pipì che lo avevano impregnato. Un odore nuovo e repellente per me. Le zanzare cercavano il sangue e avrei voluto coprirmi di più con il lenzuolo. Ma nel sonno Adriana lo tirava in senso opposto. Un sussulto improvviso del suo corpo. Forse stava sognando di cadere. Le ho spostato piano un piede e mi sono appoggiata con la guancia
alla pianta fresca di sapone scadente. Ho combaciato quasi tutta la notte con la pelle ruvida, assecondando i movimenti delle gambe. Sentivo con le dita i margini irregolari delle sue unghie spezzate. C'erano delle forbicine nei miei bagagli. La mattina dopo potevo dargliele. L'ultimo quarto di luna si è affacciato alla finestra aperta e l'ha attraversata. Sono rimaste le stelle a strascico e la minima fortuna di avere il cielo sgombro di case da quella parte. Domani vediamo, aveva detto il padre, ma poi si è dimenticato. Io e Adriana non gli abbiamo chiesto niente. Ogni sera mi prestava una pianta del piede da tenere sulla guancia. Non avevo altro in quel buio popolato di fiati.